Allora, spero che tutti abbiate passato dei bei giorni di festa con le persone amate, che siate stati avvolti da tanta serenità. E ora io vi volevo far vedere il pacco regalo che ho ricevuto da parte di una persona che è entrata nel sito Douglas, dove io avevo tutti dei cuoricini per le cose preferite, e ha scelto cosa acquistare. Allora, ovviamente sapeva già dove partire perché l'ho finita e sapeva che, insomma, ne ho finite credo 4-5 da quando è uscita, da quando l'ho conosciuta. L'acqua profumata corpo, tè bianco e nero lì di Alma K, sapete che è un prodotto che non mi manca mai, è bello nuovo, è un profumo che a me piace, è un'acqua corpo, ma è più di un'acqua corpo, è più un eau de toilette che dà quella sferzata di relax, perché comunque io ci sento un relax in questa profumazione di tè bianco e nero lì, freschezza e pulizia. Poi all'interno del pacco ho trovato anche il bagnoschiuma che io ho già usato in passato, perché ogni tanto me lo regalavo perché è fantastico. Stessa profumazione, doccia schiuma rilassante con oli essenziali naturali, estratti botanici e minerali del Mar Morto, perché poi è la filosofia di Alma K, il maxi formato. Buonissimo, stessa profumazione, non avevo mai provato, ma è una coccola per il corpo, il burro nutriente corpo idratante, sempre con oli vegetali naturali, estratti minerali del Mar Morto, maxi formato, guardate, è meravigliosa, ha una profumazione bellissima, vi faccio vedere, sembra una panna. Non si vede niente, sono, ecco qua, vedete già le mie zaffate all'interno. È ricca, ma si assorbe benissimo sulla pelle, è proprio una coccola, un profumo meraviglioso, delicato, che resta anche un po'. Poi, qui parliamo anche di profumi oggi, perché ho tre profumi nuovi che voglio descrivervi. E poi mi è arrivata questa palette che io avevo nei preferiti di Morphe. Io non avevo mai provato prodotti Morphe. Io ho un debole per Inglot, lo sapete, e mi piace tanto Inglot. E Morphe non l'avevo mai provata. Devo dirvi che è bellissima. Ci ho fatto anche il trucco oggi e ce l'ho fatto anche in questi giorni. È la Champagne Glow. E credo di averla vista, ecco perché poi l'ho messa nei preferiti, da Elisa Bernardini, che vi lascio giù sotto il link perché mi piace molto seguirla nei trucchi, anche insomma tutto quello che dice, mi piace vedere come si trucca, i consigli che dà. Ti mando un bacione, sei bravissima, e questi sono i colori molto naturali. Abbiamo degli opachi, abbiamo dei brillanti, ma sono sempre tonalità che sposano il mio gusto, cioè dei marroni caldi, e oltretutto sono veramente belli, belli, scrivono bene, non spolverano, bella palette. Il profumo che ho trovato all'interno è questo, è qui. Allora, se ne parla molto di questo profumo sul tubo, soprattutto da Pink Lele e Jean-Louis Gady Vanille Eau de Toilette. Questa è stata una sorpresa, ma una sorpresa. Non ho trovato le note, ve lo descrivo così perché comunque non è un profumo difficile. È una vaniglia veramente buona, un po' agrumata con un sentore di limone all'inizio, ma è dolce, è delicata, non è fastidiosa, intima, persistente, non fate una grandissima scia, ma rimane molto addosso sugli indumenti. È bellissimo, soprattutto anche per fare il layering con altre profumazioni che magari non avete, proprio nelle vostre corde, potete dargli una miscelatina con questo.
ed è fantastica. Lo dico perché è un profumo molto low cost e per essere un eau de toilette si comporta davvero molto ma molto bene, perché è più di un eau de parfum di tanti eau de parfum che ci sono. Poi Deborah mi ha inviato un profumo spettacolare. Deborah Rarefatta, La Commode Amélie. Su tutti qui sotto. Deborah, riapri il canale, per favore, ci manchi. Cioè, faceva dei video veramente così belli, così eleganti. È un peccato che abbia mollato tutto, io lo dico e io lo dico. Mi ha mandato un pacco regalo, non c'era solo questo all'interno, ma questo è il profumo che volevo farvi conoscere anche a voi, di Peccato Originale. È questo, Essenza Miracolosa. Io mi sono innamorata di questo profumo. Cioè, è spettacolare. Questo qui è come entrare in una pasticceria francese e sentire quel profumo di vaniglia, latte, biscottini, tutte cose così buone, ma in maniera così elegante, così delicata, ma si fonde con la pelle incredibilmente, ma anche questo non lascia scia. Io poi non eccedo perché ho paura di finire questa fialetta, però è così delicato, è così elegante, è così discreto, è fatto veramente bene questo profumo. Mi ha mandato anche la brochure con tutti i profumi in elenco della casa. Lui contiene in testa mandorla e ambra. Nel cuore abbiamo caramello, vaniglia, amaretto. E io vi dirò che io sento subito il cuore di questo profumo. E sul fondo legno di sandalo e fava di cacao. E si percepisce sul fondo questo calore del sandalo col cacao, fava di cacao. È spettacolare. È veramente una chicca, un gioiello questo profumo. E leggendo la brochure che mi ha mandato, hanno veramente tante cose interessanti, tanti profumi interessanti, tintura spiritosa, antidoto, cantaride, iniezione di morfina, essenza miracolosa, gas antisociale, polvere di etere. Bellissimo, questo libricino è veramente, veramente bello, bello, bello. Mi piacerebbe sentirli tutti. L'altro profumo che vi faccio vedere invece è un autoregalo che mi sono fatta, che l'ho cercato tanto e non ho cercato solo lui, ma ho cercato anche il Want, She Want, quello che sa di violetta, ma non l'ho trovato, non lo riesco a trovare. Se qualcuno lo sa, dove reperire. Questo è il profumo di The Square Want, la vaniglia. Io lo avevo una volta e ora non si trova più perché è andato fuori produzione. Ve lo ricordate perché questo qui, aspettate, perché c'è un campioncino sulla scatola che io non ho ancora sentito. Vi mettono The Square metteva sempre un campioncino all'interno, e quello col tappo bianco è un'arma, eh? Cioè questa palla qua bianca è un'arma, se la tirate fate male a qualcuno. Questa è una vaniglia talcata, legnosa, agrumata, rosa, floreale, speziato caldo, mandorla dolce, perché abbiamo in testa lo zenzero, il pepe rosa, il mandarino, un cuore d'eliotropio, rosa di damasco e neroli. In base vaniglia del Madagascar, assoluta di vaniglia e note boschive. Questo è un profumo piacione, veramente piacione, anzi, facciamo così. Sa di vaniglia e sa di rosa, è dolce,
dolce ma reso anche fresco. È una vaniglia bellissima. Vaniglie così non ce ne sono. Non ha una grandissima durata, ma è un profumo che io conoscevo, l'ho cercato, l'ho rivoluto. Qui sotto vi lascio il link del sito dove lo potete ancora trovare. Potete trovare anche la versione col tappo rosso, che è quello un pochino più agrumato. Adesso non mi ricordo perché io quello lì non lo amo particolarmente, ma lui sì, l'ho usato tanto. È una vaniglia veramente buona, buona, con questa punta fiorita di rosa. È buona, dolce, speziato, ma è buono. E il sito dove l'ho trovato è Delox. Comunque vi lascio il link qui sotto perché ho visto che ce n'è ancora di questi pezzi qua. Bene, vi ho fatto vedere i miei ultimi profumi utilizzati in questo periodo. Un regalo profumoso ricevuto. Io vi mando un grosso bacio, vi abbraccio tutti quanti e una buona vita a tutti.